2 o 3 mesi fa abbiamo avuto qui il vice sindaco Camurrini che ci diceva che le ipotesi che erano state fatte, i test diciamo, a livello progettuale che erano stati fatti, ci aveva detto che insomma, non avevano soddisfatto nelle varie ipotesi. Ecco, c'è uno sviluppo su questo? Siete proprio andate come si dice, ad anticipare tutto. Sì, diciamo c'è un progetto che è stato già approvato dalla giunta preliminare per risolvere il nodo di Via Fiorentina, consentendo le svolte in sinistra sia per chi viene da sud verso Firenze, sia per chi viene da nord verso la città. Non è una rotatoria. È un sistema con un sottopasso che consente alle corsie passanti di svincolarsi direttamente, quindi ancora più veloce che una rotatoria, e che consente in superficie la svolta a sinistra con il semaforo. Questo ha un doppio vantaggio. Uno, rende più veloce l'attraversamento di Via Fiorentina per il traffico in tangenziale, quello di attraversamento, che è stragrande maggioranza delle auto, diciamo, va dritto, non ha l'intenzione di svoltare, e la svolta a sinistra è comunque consentita. Ma come corollario secondario, ma neanche tanto ai fini di quello che stiamo dicendo, è che ingombra molto meno della rotatoria, quindi mangia molto meno spazio al campo scuola di quanto avrebbe portato via la rotatoria. E questo si traduce in una maggior potenzialità di sosta al campo scuola. Quindi questo è un'ulteriore, come dire, attenzione nei confronti di questa infrastruttura per la sosta che prima o poi Arezzo Fiere Congressi probabilmente penserà di acquisire. I tempi Perché per la di realizzazione, questa opera. allora, è messa nel bilancio di quest'anno. Io mi sono un po' impuntato col vice sindaco che la voleva rimandare al prossimo anno. Io invece ho Bene, puntato i piedi puntiamoci. per far sì che l'appalto sia indetto in quest'anno, perché solo così potremo avere la soluzione entro un anno e mezzo, altrimenti si allungano i tempi e salta nuovamente tutto. Perché infatti il timore di molti era che, a parte forse c'erano altri ostacoli, ma con la rotatoria c'era anche il rischio di congestioni in quel tratto che poteva essere Sì, ingestibile. allora, diciamo, le simulazioni numeriche hanno dimostrato questo, che l'incolonnamento alla rotatoria sarebbe stato eccessivamente elevato. Quindi poi alla fine la scelta è stata fatta non soltanto perché si ingombra di meno, non soltanto perché si riesce a svincolare meglio chi va dritto, ma soprattutto perché si riduce il tempo di attesa per chi arriva in rotatoria. Ci sarà un problema, questo aspettiamocelo comunque, di un ispessimento delle code alla rotatoria della multisala, perché ovviamente si va più rapidi prima e ci si ferma un Un tratto pochino più dopo, stretto, quindi è chiaro, ovviamente. certo.